La notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912, il Titanic, la nave più grande mai costruita dall'uomo, si inabissa per sempre nei fondali marini. In poche ore, l'inaffondabile transatlantico portò con sé negli abissi 1500 vite tra equipaggio e passeggeri. Da quel momento, molte sono state le ipotesi dell'incidente. Alcuni teorici del complotto rigettano l'ipotesi dello scontro casuale con l'iceberg e ritengono che la collisione che provocò lo squarcio sul fianco del transatlantico fu causata da un'altra nave. Questo non fu un evento fortuito, un incidente, ma bensì una tragedia voluta e programmata. A dare forza a questa ipotesi fu la testimonianza di molti naufraghi che raccontarono di aver visto una misteriosa nave seguire il Titanic durante le ore del naufragio. La teoria afferma inoltre che dietro il disastro del Titanic ci sarebbe un complotto ordito dai gesuiti che, con la collaborazione del capitano della nave, Edward Smith, affiliato alla setta degli assassini, avrebbe provocato intenzionalmente il naufragio con l'obiettivo di uccidere i potenti banchieri presenti a bordo del transatlantico, Astor, Guggenheim e Strauss, colpevoli di essersi opposti alla creazione della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Secondo questa teoria, infatti, uccisi gli oppositori sarebbe stata creata qualche anno dopo, nel 1913, la Federal Reserve, la banca che avrebbe aiutato i gesuiti a finanziare la scintilla che diede il via alla Prima Guerra Mondiale.